Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video vlog. Non so per quanto riuscirò a vlogare, però nulla, tanto per avere un po' di compagnia. Siamo voi e niente. Dunque, come state? Spero stiate bene, spero che vi stia andando tutto bene, anche se siamo ancora tuttora in pandemia, però vabbè, dettagli come al solito. E niente, allora dunque, io nel frattempo volevo cucinare, ma non cucino perché tanto oramai mi ha fatto anche il caffè. No, ve lo faccio vedere, ma invece ecco qua, vedete? Ecco il caffè, la caffettiera perché mi ha fatto il caffè. Poi vabbè, ho merendato, ho merendato delle merendine, cioccolatine e così via, quindi non so, non ho proprio idea di cosa mangerò stasera. Intanto prima ho avuto un fortissimo, fortissimo mal di testa, non so neanche io il perché, però mi sono anche riposata perché ero stanchissima, ragazze, non ce la facevo più e quindi ho detto va, mi riposo un pochettino. E nulla, io lo farò un get ready with me, non adesso ma più tardi e magari lo rimando a domattina perché sarà un videoblog lunghissimo, visto che a molte ragazze piacciono i videoblog. Mi dicono tu fagli lo stesso, strafregatene anche se diventano lunghi i tuoi video. Io ci provo, ma non voglio annoiare nessuno. Perché se diventano troppo lunghi poi, non mi di. Scusate il termine, ma non me li cagate. A me non mi interessa che devo fare i video che poi non mi si caga nessuno. Quindi vabbè. E niente, allora nel frattempo io volevo prendere un bicchiere d'acqua, mi sa che non bevo perché ho un mal di testa schifosissimo. Bah, per carità. Sì, sto bene, ma non benissimo perché, come vi sto dicendo prima, c'ho un mal di testa da cani. Non lo so il perché. Nel frattempo sto guardando La vita in diretta estiva, sì, estate estiva, e nulla. Nella vita in diretta ci sono tanti argomenti, si parla, cronaca, via dicendo. Io l'ho accesa perché mi accompagna più che altro, oltre che a fare questo video vlog barra chiacchiericcio. E niente. Dunque, scusate se mi giro da una parte all'altra, però voglio vedere chi arriva da dietro di me. Per come si suol dire, per vedere con chi sto parlando. Ma è logico che se io faccio così si vede che sto parlando con voi, no? Comunque, vabbè, niente. Nel frattempo abbiamo fatto un po' di spesa, aspettate che ve la faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho preso, rimettiamo un altro qui. Non è un video svuota la spesa, però mini svuota la spesa ve li faccio. Allora, ho preso due di questi Vitalis con mirtilli rossi e uvetta e mele. Questo, vedete? Già, buonissimo. Ne ho presi due, uno l'ho già aperto perché me lo stavo gustando prima a colazione, stamani anzi a colazione, e poi un altro po' di, no, belli inzuppati nel latte per merenda, perché sapete che a me il latte piace, anche se mi fa vomitare, scusate il termine, ma è così, ma me lo prendo lo stesso a merenda perché è troppo buono, ragazzi, scusate, ma non ce la posso fare, sono troppo buoni. Poi mi ho preso queste Kinder Delice, o Delice, come le si voglia ben dire, chiamare, si mi stanno anche cadendo molto bene queste Kinder Delice. Buonissimi, tra l'altro, mi piacciono un botto. Intanto mi arrivano notifiche a destra e a manca. Delice, molto buoni, sì. Che tra l'altro la confezioncina è fatta così. Vedete? Già, molto buona. Poi altri Kinder Cards. Vorrei farlo vedere la pubblicità di mia madre, una maga. Mia madre, una maga. Ovvero, vabbè, quella pubblicità della Kinder Cards, e questo è il cioccolato. Allora, la busta ve la faccio vedere, tanto è l'ultima, ed è questa qua, questa confezione, questa qua, buonissimi.
Insomma, ne ho mangiate eccessivamente tanti, però anche mia nonna, diciamo la verità, se l'ha gustata anche lei e le sono anche tanto piaciute, non solo. Quindi sì, vanno bene. Allora, questo li metto a posto, tanto l'avete visti. Non mi ricordo da che prezzo, ma fa niente. Allora, dunque, poi, come pasta abbiamo preso questa qui, la Barilla Bucatini. Vi faccio vedere così, perché se li ruoto così li faccio cadere. Vedete, bucatini. Già, molto buoni della Barilla. Allora, poi tonno, come se non ci fosse un domani. Tonno, molto buono. E poi, questo li metto a posto, perché se no, sono cavoli. Questa cosa non mi piace, non si disordina. Nel frattempo devo anche lavare i piatti, non solo, ma non lo lavo adesso, anzi li può lavare mia nonna, che è meglio. Allora, abbiamo preso la spagnola, vi faccio vedere qui il coperchio, anche se ormai me la bella che è pappata tutto giorno dopo giorno. Questo è il coperchio del gelato. Prendo un attimo di fiato, perché veramente parlare tutto in un fiato è una cosa allucinante. Comunque, questa è la spagnola con ciliegie candite, sì, da 1 chilogrammo, molto buona. Vabbè, sembra che sto dicendo altro, ma non è così, ve lo assicuro. Questo è aspetta che lo abbasso un po', perché qui deve essere veramente male. Ok, e vi ho abbassato un po', sempre che non cadete, infatti cadete. Allora, metto una cosa qui, in modo che non caschiate. Ok, ora siete messe più comode, in modo che vi posso vedere. Allora, questo è insomma, il coperchio del gelato spagnolo, come si suol dire, molto buono. Spagnolo, alla spagnola, non so come chiamarlo, così è. Sì, c'è scritto spagnola, credetemi a questo. Molto buono, qua dentro vi era il gelato. Buonissimo, ragazzi, me l'ha fatto una bella cappella. Sì, ma mi sta cascando tutto, va bene, come non detto, ciao. E nulla, allora, cos'altro c'è che non vi ho fatto vedere? Niente, a parte latte, ah! Era da mo' che non prendevo più della Coca-Cola, ho preso della Coca-Cola alla modica cifra di 1,98 euro, vedete? Dov'è che è? Ecco qua, 98 centesimi. Ecco qua. Questo l'ho preso da un negozio, se non erro, qua vicino a casa, non vi dico dove, tanto chi mi segue dal mio paesino lo sa, da dove abito io lo so, ovvero da Palau, non c'è che bisogna che vi ricordo ogni volta. Comunque, da chi mi segue da qui, il mio canale, sa benissimo che io dietro casa c'ho un negozietto piccolino, minuscolo, dove prendo ogni volta la Coca-Cola, tutto quello che mi serve lo prendo lì. Molto buona, sì. No, io la Pepsi mi piace, ma non mi fa impazzire, devo dire la verità. Preferisco più la Coca-Cola normale originale. Poi, come mozzarella ho preso la Santa Lucia, che tra l'altro è molto buona. E non lo so, 100-200 grammi, adesso non mi ricordo quant'è. Comunque è molto buona, la pena insalata di riso con insalata semplice di da terra, vabbè, insalata normale o insalata di riso o insalata semplice, normale. Oppure con la pizza, mi stavo dimenticando di dirvi che la faccio anche con la pizza, la facciamo io e mia nonna. Visto che vivo con mia nonna, ovviamente la faccio con la pizza, la facciamo. Perché devo dire singola persona quando siamo in due in questa casa. E mo, eccovi qua, Santa Lucia, la mozzarellina, eccola qua, buona buona. Già. Poi abbiamo preso tante pesche che non ci bisogna farvele vedere, però fidatevi sulla parola, perché penso che l'abbiate già vista. Intanto vi devo strofinare il naso, perché mi sa tanto che ho un po' di raffreddore, spero di no, perché anche no, non c'ho voglia. Abbiamo preso anche un po' di caffè,
che non deve mai mancare, non sono quello che ho messo. Ah, eccoli qua, 1, 2, 3, 4 pacchi di caffè, lavazza, suerte, ecco qua, vedete? Lavazza è molto buona, caffè, ne prendo solo due, uno a pranzo e uno dopo pranzo e uno prima, no, uno a colazione, scusate, e uno dopo pranzo, molto buono, diciamo che è più conveniente di altri caffè. Quello d'orzo non mi fa impazzire, ma lo prendo ogni tanto, devo dire la verità, ce l'ho ma non mi piace tanto, boh, che ne so, dicono che fa meno male del caffè con la caffeina, ragazze mie, ce l'ho qui, guardate, ragazze. Allora, aspettate che vi fa vedere quasi finito, orzo bimbo sarebbe, vedete? Orzo bimbo, però non mi fa impazzire, non lo so, boh. Ecco perché ne bevo poco di caffè, da qui in avanti devo impormi di bere meno caffè, e vabbè. E niente, tanto c'è ancora mal in testa, ma va bene così. E nulla, e nel frattempo mi finisco di prendere questa tazza di latte, ma lo faccio in privato, stoppo perché altrimenti qua ci metto un secolo. E niente. Dunque, nel frattempo qua io spengo la TV perché altrimenti non lo so, ma... Ah no, è arrivata anche mia nonna, sentite bene che è arrivata mia nonna, già. E certo. Ok. Io stoppo e ci vediamo un altro momento. Ok, mi sa che adesso faccio un po' di merenda perché veramente mi sto venendo di nuovo fame. Ho già fatto merenda, lo so, però c'ho di nuovo fame, quindi faccio merenda. Per ora è un progetto, è un piano che Crisanti ha proposto ed è un piano che comunque ha degli elementi certamente di grande interesse per tutti. Occorre capire come, occorre capire l'organizzazione soprattutto, mettere in rete tutti i nostri laboratori, è un appuntamento forte, ma noi abbiamo bisogno di aumentare il numero di tamponi. Quindi è certamente un'iniziativa a cui guardiamo con molto favore. Sottosegretario, 300.000 tamponi, immaginiamo che l'iniziativa vada in porto in tempi brevi, anzi ce l'auguriamo. È un costo molto elevato, siamo pronti per sostenerlo. Sì, io credo che in questo momento la salute vada messa al primo posto, perché come si è visto la salute ha bloccato l'economia, non viceversa. E questo, diciamo, è il primo punto dal quale noi dobbiamo guardare, il punto di osservazione dal quale dobbiamo guardare tutti. Quindi la tutela della salute tutela anche il resto. E in secondo luogo, in questo momento noi stiamo facendo i conti con una grande quantità di risorse che ci arriveranno dall'Europa, davvero un'ingente quantità di denaro, impieghiamolo bene, e questo è un modo per impiegarlo bene. Parliamo adesso di scuola. Certo, numero di tecnici. Tante grazie. Ma come possiamo guardare al futuro? A breve inizia. Quindi, si sbuccia, questa è più forte di prima. Non lo so. È quella di prima, cambiata la lata di... Ah, è vero, sì, non mi ricordavo. Eia. Siamo tutti capaci di farlo, guardi, in questo periodo noi continuiamo a interrogarci, c'è uno scetticismo che circonda ogni decisione. Il paese ha saputo rispondere in un modo straordinario, ad esempio, proprio questa mattina al Ministero si è svolto un incontro con i 53 paesi dell'OMS, proprio sul tema della scuola, il promotore dell'incontro
bambini sono piccoli, non si può, si può. Io credo che noi saremo capaci di rispondere con efficacia. È evidente che stiamo affrontando la sfida più complessa, perché spiegare a un bambino che non deve abbracciare un compagno non è proprio una cosa semplicissima. Sono sconvinta che i genitori... C'è la rua, c'è una malattia, una rua in giro, che noi non vediamo. Certo. Non c'è, ma abbiamo parlato di Parigi, abbiamo parlato di questo accordo bilaterale con la Francia che dovrà permettere a noi italiani, ahimè, di tamponare i francesi quando vengono a casa nostra, e allora noi ci colleghiamo con Parigi, per noi lì c'è Iman Sabai. Iman, com'è la situazione Covid là? Allora, con la rabbia del tampone all'aeroporto, perché ha avviato una massiccia campagna di screening in tutto il paese. La scorsa settimana sono stati effettuati 900.000 tamponi e l'obiettivo è raggiungere 1 milione questa settimana. A Parigi, a partire da questa mattina, il municipio e il comune hanno installato diversi centri medici temporanei per le sottoporre. Se non è abbastanza dolce, metti un po' di... No, è dolcissima. Cosa dici? È molto buona, dai. Faccio vedere
fuori perché proprio era un blocco di ghiaccio che io ho utilizzato e ho nascosto sotto l'asciugamano, ma era comunque visibile. Il termoscanner ci consente di fare cose anche più sofisticate. Prendiamo questa che è una scatola e all'interno ci verso un liquido caldo. Che il liquido sia caldo lo vedete perché sempre osservando il monitor appare il contenuto della scatola assolutamente brillante. Allora, rieccomi. Ho appena mangiato la pesca, come avete visto, che serve un buon frutto fresco, non solo estivo, mi pare anche invernale, non ne ho idea, comunque vabbè. E niente, adesso io tra poco, appena sarà ora, ceno, non subito perché ho appena appunto rimerendato, perché ho merendato quando? Tra le 5 e le 4, no. Tra le 3 e le 4 ho merendato, adesso non ho idea di che ore siano, però tra che oretta, tra le 7 e le 8 ceno, se non erro, e poi ovviamente mi guardo qualche film o qualche video su YouTube, senz'altro, mi guardo qualche Instagram Stories e poi ovviamente nanna, perché io dovete sapere che vado a nanna, in questo periodo sto andando a nanna d'estate, ma anche perché no, d'inverno. Con tanto sonno, ovvero nel senso che, come dirvi, non so, sì, insomma, mi addormento presto, ho il sonno abbastanza facile, nel senso che in un lampo di secondo basta un qualcosa di noioso, un TV o che non mi va nulla bene, subito mi viene a noia e crollo. Vacillo nel sonno, scivolo, perché ragazzi, quando mi stanco e non c'è niente da fare, ma non riesco più a guardare video su YouTube quando sono troppo stanca e assonnata. Non è una scusa, è che ho veramente sonno e quindi non ce la faccio a dormire, cioè a dormire, a guardare video o altro, o a rilassarmi a guardare la TV, quindi è così. E niente ragazze, io non so cos'altro dirvi, però sinceramente oggi non ha fatto granché bella giornata, perché mi sono svegliata con la pioggia e spero che con la pioggia non vada a dormire, perché non è il massimo, ma penso che un po' di sole l'ha fatto. Poi però adesso aspettate che guardate un attimo, apro un attimo la finestra. Sì, c'è di nuovo brutto tempo, ovvero c'è vento e tanto vento tira, quindi inutile che sto lì a aprire la finestra perché tanto fa troppo, tira troppo vento, quindi è inevitabile questo vento. Quindi nulla ragazze, io appunto lascio la finestra così e basta. Io non so neanche come accidente fare, perché volevo portare in bagno con me, ma non fa, quindi secondo me è meglio che per un attimo vi posiziono da qualche parte. Non so neanche io dove caspita mettervi, sinceramente, quindi vi metto per un attimo qua e torno prestino. Aspettate. Ok, vabbè, niente. Stavo leggendo un commento più che altro. Ah, ragazze, torno subito, non andate via dal video quando l'avrò pubblicato. È un po' lunghetto, verrà, ma ahimè, io i video mi piace che creare, non ci posso fare niente. E quindi non lo faccio di proposito fare video così lunghi. È vero, mi lamento che sono troppo lunghi o che non mi riguarda nessuno, ma non riesco a farli corti, sono troppo lunghi, quindi vabbè, niente, a dopo.
lì, eccomi dunque. Ero andata a guardare cosa c'era, di cosa si fosse di nuovo in televisione, ma stiamo ancora lì in alto mare. Beh, no, non esageriamo, insomma, mi hanno spolando la vita in diretta perché l'ho aperta da prima e no, o l'ho aperta io, non mi ricordo neanche. Comunque, ci siamo guardati quella serie TV turca. E adesso invece tra poco credo che ci sarà il distretto di Amburgo 21 e vai, perché non dirlo, è così ormai, mi sono abituata a queste soap opere televisive barra tedesche o turche o chi che sia spagnole, e quindi allora nell'altra serata, se non erro, l'altra serata non si dice, semmai avanti ieri, se non erro, o nell'altro ieri, boh, non mi ricordo. Comunque voglio andare al dunque. Allora, c'era l'altro giorno con un film su canale 5 di Come sorelle, una serie TV, un'altra fiction turca, che ovviamente no, non è Netflix, sulla canale 5 Mediaset c'era Come sorelle. Infatti io me lo sono visto tutto, solo che dopo un po' sono collassata, perché il divano, ogni volta che mi guardo video su YouTube, come ripeto sempre, o anche, che ne so, come posso dire, mamma mia, acciderboli però, o mi guardo film su in TV, ogni volta quando guardo la tele mi addormento, quindi capito di? Sì, l'ho visto tutto, a parte tutto tra virgolette c'è da aggiungere, perché tra l'altro poi mi sono collassata, come si suol dire, a dormire, quindi quando mi sono accorta che mi ero già bella collassata, il film stava per finire e per fortuna è finita, che io ho visto che una delle tre sorelle stava era d'accordo, tra l'altro, di non vi dico cosa, non faccio spoiler, dovete vedere in streaming perché non mi va di dirvi lo spoiler. Sì, so come andava a finire il film, non vi preoccupate, però non vi voglio rovinare lo spoiler, ovvero non lo spoiler, la fine, perché se vi dico la fine non c'è gusto, godetevela. Se ve la cercate in streaming è meglio, o sulla Team Vision, fatemi sapere nei commenti, ribadisco, fatemi sapere se voi guardate Team Vision, lo guardate, fatemi sapere se guardate Team Vision, scusate se sono ripetitiva e logorroica, ma voglio sapere se avete Team Vision, perché chi ha Team Vision come me, io ho Netflix, Team Vision e altre cose per guardarmi sempre la TV in streaming, come d'altronde anche YouTube. E mi guardo Team Vision per vedere Leonardo Pieraccioni e tutte quelle cose, tutti quegli attori lì, e quindi è importante che per non guardarmi sempre solo YouTube mi guardo tutt'altro che YouTube, mi guardo altre cose, non solo YouTube, ragazzi, devo dire la verità. No, Netflix non me lo guardo perché non mi gusta, non lo trovo così importante. Molte sì, sono patite di come si chiama, di Netflix, ma io non tanto, quindi boh, vabbè, niente. Non so perché siete così patite, non ne ho veramente idea. Forse perché vi piace tanto come è fatto Netflix, a me sinceramente non mi sfagiola, boh. Comunque niente, ragazze, io adesso tra poco mi rilavo i denti, perché io oramai sono diventata, non dico malaticcia di lavarmi i denti, nel senso che non sono, sì, i denti bisogna sempre lavarli, una malata di pulizia, però non mi piace stare con i denti sporchi, ho mangiato e voglio darmi una bella lavatina, quindi torno subito, restate in attesa che torno subito, poi sono da voi per salutarvi. Anche perché, ragazzi, dovete sapere che questo video
mi sa che non lo metto online in tre volte, lo metto online cioè tre volte, tre clip, faccio solamente questa, non so se ho fatto una, due o tre clip, non ricordo, non mi ricordo bene, comunque sia metto queste tre clip online con tutto un contenuto dove vi dico cosa farò domani o dopodomani ancora o stasera, perché poi voglio fare il video motivazionale, le pulizie, ok? A dopo. Ci siete ancora? Sì, ok, allora, dunque, io ho lavato già i denti, perché sinceramente non potevo stare con i denti tutti con la roba in mezzo, anche no, sinceramente, cioè mi vedo dalla telecamera un'altra persona, con i denti tutti belli lavati, sì, tra un po' devo andare anche a fare pulizia dei denti, perché non posso stare con questi denti così, non sembrano tanto gialli. Però voglio evitare, ragazze, scusate un po', ma voglio evitare. Aspettate un attimo se mi riesce di non fare danni. Ok, allora, vi stavo dicendo, dunque, se non mi casca il telefono tra le mani. Ok, dunque, non voglio mettere le mani sul microfono, voglio vedere dove ho il microfono. Boh, non ho idea, comunque voglio stare attenta. Ok. Dunque, vi dicevo che piuttosto che fare un video lunghissimo, non so quanto, preferisco fare un video lungo, sì, ma dove vi racconto tutta la sintesi di quello che farò stasera e domani. Allora, oggi mi guarderò Tempesta d'amore, come al solito, la serie TV turca. Intanto io non mi sa che sto guardando un giallo, non so che cosa sto guardando, ma non voglio neanche andare a guardare, perché poi non riesco più a tornare da voi, quindi potrei anche portarvi come in sala, però voglio chiacchierare con voi. Allora, vi dicevo, sì, mi devo guardare Tempesta stasera, perché oggi è lunedì, e ho intenzione di guardarmi Tempesta d'amore, ovviamente, sì, la soap opera tedesca e poi la serie TV tedesca e all'infine, vabbè, non so se c'è il distretto di Hamburgo 21, non ne ho idea, e poi
mi guarderò infine, come si suol dire, non lo so se c'è altri tipi di film. Oggi non c'era neanche Liz Delivon Brosa, tra l'altro, che c'era la vecchia serie, non so se la nuova, la vecchia serie di Rivon Brosa, mi piace troppo. Wow, si ritorna alle origini, ragazze, sì. Oddio, sto sopracciglio del cavolo, ma vabbè. Sì, nel frattempo vi stavo leggendo la notifica, perché scusate se guardo di qui, ma mi arriva sempre una bizzeffia di notifiche. Vabbè, allora, stamattina mi ho guardato che cosa? Palombelli, come sempre. Sì, Barbara Palombelli, perché è adorabile lei, adoro davvero. E poi mi ho guardato, sempre verso le 2, di nuovo il riassuntino, sempre di Barbara Palombelli, dove si parla di uomini virtuali, ovviamo, come si suol dire. Perché Barbara Palombelli dice di stare attenti agli amori virtuali, perché si può sempre andare in un vortice pericoloso. Non lo dico solo io, ma l'ha detto lei, quindi è vero, occhio, attenti. Perché la verità non è che tutto quello che si vede su internet è oro colato, perché non è così. O è oro quel che luce, come si suol dire. Però è la verità, ragazze. Non si può tanto credere a quello che si vede online. Sì, è vero, gli amori virtuali ci piacciono a tutti, però tutto ha un limite, come si suol dire. È vero, anche a me piacciono gli amori virtuali. Lo vorrei ammettere anche io, però devo stare attenta. Già, devo stare molto, molto attenta quando guardo un qualche uno online, tipo, che ne so, un bell'attore, un cantante, dicendo. Devo sempre stare attenta se il profilo suo è ufficiale ed è originale, nel senso, non originale, sempre parlando di un prodotto, no. No, se un profilo suo è ufficiale, se è veramente lui, o se sono le amministratrici stesso il profilo, perché io ho guardato mille volte di certi profili di cantante, attrice e via dicendo, via discorrendo, eccetera, sono ufficiali, se lo gestiscono loro o se sono gli stessi suoi collaboratori. Io tanto mi levo le occhiali, perché c'è il riflesso, mi dà fastidio e dà fastidio anche a voi. Comunque, domani penso che farò il video motivazionale, e anche oggi ormai l'ho già fatto, ma non l'ho ancora montato. Penso che, mi sa che lo cancello, perché è uscito di merda, veramente non mi è piaciuto per niente. Quindi lo riregistro domani, lo riavvio domani il video, ovvero lo ricomincio a fare domani. Questo lo cancello e lo rifaccio. Non l'ho fatto con questo telefono, come vedete, ma con un altro che è un po' vecchiotto, quindi non si vede una mazza. Mi tocca farlo con questo. Comunque, vabbè, niente. Quindi ho intenzione di fare tanti video motivazionali, video anche vlog dove vado alla spesa, ma tanto quelli li faccio sempre, e anche video di Get Ready With Me, dove mi trucco, tanti video, non lo so quanti mi verranno in mente, ma li farò, non vi preoccupate. Farò anche morning routine, vediamo cosa mi esce. Ho tante idee per la testa, ma quelle che mi avete scritto voi, che mi avete scritto voi, le farò, le realizzerò, tranquille. Non riuscivo a parlare, ma sapete che non ce la posso mai fare se non mi metto in comodo a poter esprimermi al meglio. Già, perdonatemi se ho una voce troppo pacata, ovvero troppo calma e bassa, ma non me ne vogliate. Ma non mi voglio far strappare, come, no, strappare, che sto dicendo? No, non voglio far, come si dice? Aspettate, fatemi pensare,
non voglio far spaccare i timpani, perché io vedo di quelle youtuber che quando alzano la voce spaccano i timpani. A me non mi piace questa cosa, quindi sì, è vero, ognuno ha il proprio stile di alzare la voce, di parlare, bla bla bla, ma a me non mi interessa di alzare la voce. Casomai alzo il volume dal montaggio, anche se so che me lo spaccherò lo stesso i timpani, ma almeno non alzo io la voce di mia prepotenza, perché già so prepotente di mio in me stessa, e anche dal vivo lo sono, non vi preoccupate che anche dal vivo un po' prepotente lo sono, ma avrò anche i miei motivi tante volte per essere prepotente, ma non sono solo con i miei familiari, ma lo sono anche con altri, non lo faccio apposta a volte, quindi no comment. Comunque questo è tutto un altro discorso che vi racconterò un giorno, il mio carattere, che è il mio carattere, come mi rispecchio il mio carattere, cosa mi rispecchia il mio carattere. Vabbè, vi racconterò cose che adesso non ho voglia di dirvi, vi racconterò tutto in un video a parte. Comunque adesso sono 20 minuti che parlo. Va bene, io vi lascio e a presto ragazze. Non so se seguite su Instagram, se mi seguite, ho pubblicato un sacco di foto di tutte le canzoni che io ascolto, a parlare da quella cantante lì che è uscita al TG5 o al TG1, no, al TG5, Gerusalemme, se non erro, fenomenale ragazze, straordinario, mi è piaciuta troppo, veramente tanto. Aspettate se riesco, ok, cambio braccio perché mi sta facendo già male. Sì, mi è piaciuta tanto, l'ho cercata su YouTube, è fantastica. Un giorno su Instagram o qua su YouTube, se riesco, un pezzettino ve la farò sentire. Balla bene, ma io come lei ovviamente non mi metto alla pari, se mai ve la farò sentire. Se mi seguite ovviamente anche su TikTok, vi metterò da qualche parte, non qui nella notazione, ma o non voletta, come si dice nel montaggio, nell'info box, se trovo il link della mia TikTok o Instagram TV, vi metterò il nickname senza mettervi il link, perché io sinceramente non ne so fare di queste robe, non sono molto nerd smanettona, però mi so arrangiare a mettere almeno il nickname. Se non vi risulta, chiedetemi a me in privato su Facebook o su Instagram, che vi linkerò da computer, lo so, ci sentiremo, ci possiamo benissimo mettere d'accordo, ok? Niente, a parte Blu che mi piacciono, che mi dice Giorgia Pausini e Rosa Ramazzotti, che più ne ha più ne mette, poi cos'altro mi piace? Giorgia l'ho già detto, vabbè, i Parti Sonora, Vagli Loscano, che ce l'ho anche da quella parte, ovviamente, non so se si vede, tin 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 tin, eccolo qua, Vagli Loscano in bella primo piano, già, ho detto anche la rima, e niente, ragazze, ci sentiamo a presto, perché domani vi aspetta il video, non lo so che video, forse motivazionale, non ne ho idea. Ci si vede. Allora, attivate la campanella se vi iscrivete a questo canale un po' frivolo, e spolliciate e commentate. Baci. Ciao. Ciao frivoline. Non ho ripreso tutta la giornata perché ero troppo stanca, ragazzi. Tra l'altro sono andata a letto prestissimo. Mi sono svegliata alle
possibile più spontanea, possibile più sincera, possibile si può.